Ciao a tutti, mi presento, mi chiamo Bingo e sono qua a parlare di una cosa che c'è in praticamente tutti i giochi, il dado. Famosissima la frase "il dado è tratto", alea iacta est, pronunciata da Gaio Giulio Cesare, proprio lui, al momento di oltrepassare con l'esercito il fiume Rubicone per marciare alla volta di Roma. I dadi, dal latino datum, che indica il gesto del lancio del dado, di forma cubica. Lo sapevate che c'è un dado di 100 facce? Lo chiamano la morte nera perché ha la forma dell'astronave di Star Wars e ricorda molto la pallina da golf. Andiamo al tavolo e vediamo un gioco di magia. Due dadi, una penna, un pennarello, un pastello, quello che avete sotto mano, un foglio di carta e una tazzina. E uno spettatore a cui si chiede di scegliere una faccia del dado, del primo dado, e di metterla giù. Ad esempio, io scelgo 4 e la metto così. Gli si chiede di ricordare anche la faccia opposta, cioè il 4 e il 3, e di fare la somma 4 più 3, 7, e di sommare anche un'altra faccia dell'altro dado che verrà coperta perché noi l'appoggeremo su una delle due facce che abbiamo già contato. Quindi ad esempio io faccio così, appoggio il 5 qua, quindi ricordiamo la situazione: 4 più 3 7 più 5 12. Il mago si gira, prima era di spalle o non guardava, in qualsiasi modo l'importante è che non guardi. Si gira e subito copre con la tazzina. Prende il pennarello e scrive. Piega il foglio e lo lascia lì. A questo punto il mago dice allo spettatore che lui è impossibile che sappia quale sia la somma delle facce invisibili. Anzi, ancora più invisibili perché c'è la tazzina, ma se toglie la tazzina, comunque è impossibile sapere quali facce ha coperto, cioè questa, questa e questa, le tre facce coperte. Ma lui, qui, in questo foglio, ha scritto la somma di quelle facce invisibili. E se è giusto il risultato, allora lì sì che sarà magia. Allora il mago fa vedere. Il mago ha scritto 12. Basta controllare: 5 più 3, 8 più 4, 12. Come si realizza questo gioco fantastico? Innanzitutto prendete da un gioco in scatola due dadi, se non li avete sciolti. Due dadi, un foglietto bianco e una tazzina.
Ok. Fate controllare i dadi, che tanto sono regolari, non hanno nessun trucco. L'unico trucchetto è una proprietà di tutti i dadi. I dadi hanno 6 facce, come già vi ho detto, essendo un cubo. E ogni faccia opposta, cioè 2 facce opposte, hanno i numeri in modo che la loro somma sia sempre 7. Ad esempio, dal 4, la faccia opposta del 4 è 3, 7. L'1, la faccia opposta dell'1 è il 6, 7. E il 2, la faccia opposta del 2 è 5, sempre 7. Quindi voi partite dal fatto che 2 facce non visibili danno 7. Quindi voi avete già un 7, partite già in vantaggio, ok? L'unica variabile è la faccia in giù. Ad esempio, io adesso metto il 6, ok, però come avrete capito c'è l'1, ok? Se voi avete 1 e lo vedete in cima, sapete per forza che dall'altra parte c'è il 6. Quindi, ad esempio, in questo caso, 5 più 2, 7 più 6, 13. Voi scriverete sul foglio 13 e la somma sarà giusta. A cosa serve la tazzina? La tazzina serve per dare l'impressione che il mago non abbia visto neanche quella in cima. Quindi copri, ma mentre copri tu vedi per forza il numero che c'è. E il gioco è fatto. Provate e fatemi sapere se riuscite, ma dovrebbe essere abbastanza semplice realizzare questo gioco. Il resto è tutto divertimento. E con questo non mi resta altro che darvi appuntamento al prossimo video. Ciao! Giochiamo, giochiamo, giochiamo!